Culattoni raccomandati? È politicamente corretto? È bello. Perfetto. No? Come gay. Dire, stronzo? No. No, è bello, è brutto. Ma uno che non è stronzo, che cos'è? Uno che non è neanche stronzo. Cioè uno che proprio non è capace di niente. Che lo stronzo, in fondo, è uno che fa il male altrui e il bene proprio. Quindi un potente. Uno che è debole non è stronzo, è un poverino. Capra, allora. Capra è corretto. Nessuno ti querelerà per la capra. Allora, nel sentire gli argomenti della puntata, pensavo che intanto il sesso è una materia diversa dalla correttezza politica, perché il sesso è una cosa personale, privata, che due raccontino, due uomini o due donne, quello che è capitato nell'incontro con un altro, non vuol dire sputtanare quell'altro, non è un comizio, è un dialogo, quindi molte cose confuse sono uscite, ma io credo che in realtà l'energia della parola appartenga a qualcuno. Altri non possono dire quelle cose, perché altrimenti dice, ma ha detto che quella è una puttana. E se è una puttana, come la devi chiamare? Buono, tecnicamente buono. Parlando. Dice, no, è una fedifraga. Bravo. E questo vale. Fedifraga. Fedifraga. Ma ti dirò, per chiudere questo capitolo, perché mi dispiace. Allora, tu sei porro. Io e te abbiamo parlato di gnocca in tante occasioni. No. Sì, in tante occasioni. Io so di te cose che non, tu non puoi fare, e non le voglio dire. Però, se io parlo di te, dico porro eterosessuale? Lo dico porro. Porro. Allora, perché io devo dire di uno omosessuale? Perché va bene. Se dico froccio, no. Se dico, come si diceva una volta, finocchio, no. Però omosessuale sì. Omosessuale serve a distinguere e a mettere in un ghetto uno che ha un sesso. Quindi che è suo. È comunque già una ghettizzazione. Cioè, qualunque cosa tu dica, che dica gay, che bello, gay, anche omosessuale, no, froccio. E allora dici froccio, lo rispetti, perché non hai paura delle parole, ma di una persona non si dice né eterosessuale né omosessuale, non si parla del sesso. Questo è il tema. Quindi quando inventano che una parola va bene e una va male, in realtà discriminano, perché quella che gli va bene li limita nell'ambito in cui essi sono in un ghetto. Di te, che sei un felice eterosessuale, non si dice che sei eterosessuale. Si dice che sei uno stronzo. Vabbè. Allora. Vai, che c'entra sta